Ciao raga, sono uscita, finalmente sono stata dimessa e nulla, poi ma pian piano vi racconto tutto. Siamo in macchina, Antonio mi è venuto a prendere, stiamo cercando una farmacia devo fare la cura ovviamente adesso per il cesareo, quindi mi serviranno un po' di cosine. E stasera sostiamo qui su Bari perché ovviamente domani, no ovviamente, voi forse non tutti saprete, che il bambino è ricoverato in un altro ospedale, solo chi mi segue su Instagram lo sa. E quindi stasera rimaniamo qui a dormire in un bed and breakfast e poi domani vado lì, mi ricoverò lì con lui. Più tardi, appena sarò tranquillizzata, vi racconto tutto il mio parto, tutto quello che è successo, insomma, così vi tranquillizzate. Mi sono arrivati non so quanti messaggi, impossibile contarli, vi ringrazio. Ci aggiorniamo dopo, poi vi faccio vedere la location e tutto, un po', visto che comunque è la mia unica giornata fuori dagli ospedali per ora e ho bisogno un attimino di staccare, quindi poi vi faccio vedere, a dopo. Allora, vi faccio vedere, siamo arrivati in questo ambiente lugubre. Ci aspettavamo di meglio, devo essere onesta. Vabbè, comunque, carino. Allora, questi embouchure moderni. I quadri, qui c'è un altro abat-jour, qui c'è una, non so, stile antico, poi qui ci sta una tenda orribilante, qui c'è la finestra per l'esterno. Allora, che poi la cosa, tra l'altro, la cosa più bella è l'esterno, che qui c'è tutto il giardinetto, bellissimo. Lì c'è la piscina, vabbè, che non ci servirà, ovviamente siamo qui per una notte, per una cosa seria. E qui ci sono gli alberi. E quello è l'ospedale, raga. Cioè, sta proprio alle spalle. Il cancello è attaccato. È proprio là, c'è la finestra. Sì, là è. Allora, qui abbiamo un divanetto. Qui ci sono io mezza zoppicante. Qui abbiamo, vabbè, un altro quadro. Un divanetto così. Faccio piano perché non riesco a camminare tanto. Qui abbiamo la TV con un tavolino. Antonio è uscito un attimo a prendere le cose dall'auto. Qui abbiamo un armadio del 15-18 che è più antico non si può. La porta che è orribilante. Qua abbiamo un gabinetto semi-moderno che non c'entra niente in tutto. Un bagno in tutto questo. Comunque carino, non male. Qui abbiamo lo specchio e questo è tutto. Allora, raga, spiegarvi tutto in pochi minuti è impossibile, come sapete, anche perché ho bisogno un attimino di staccare la spina e rilassarmi, però ci tenevo ad aggiornarvi. Allora, Brando è nato lunedì alle 11:37 da un classico taglio cesareo, quindi nulla di particolare, è andato tutto bene per fortuna, a parte la debolezza fisica che adesso è normale, ci ho messo qualche giorno a riprendermi, ma ora sto già decisamente meglio. Anche se avrei preferito riposare, però purtroppo non posso. E, nulla è nato, io ho avuto solo il tempo di conoscerlo, dargli un bacio e poi l'hanno portato direttamente in terapia intensiva dell'ospedale policlinico di Bari dove ero ricoverata. Al che mi hanno operata, ha finito tutto, si sono svegliate le gambe, anestesia e quant'altro. Vabbè, non vi racconto il parto perché il parto cesareo comunque è un trauma, un po' anche come quello naturale, quindi dolori, tremori, eccetera, eccetera. Magari poi se lo volete sapere, diciamo, nei minimi dettagli ve lo racconto, però adesso no, vi voglio solo raccontare quello che mi è accaduto. Nulla, praticamente hanno portato via il bambino, poi hanno portato me sopra, sono passate molte ore nel frattempo, al che vengono dalla neonatologia e mi dicono: signore, il bambino deve essere trasportato urgentemente al Giovanni XXIII di Bari, che sarebbe un ospedale pediatrico, che è comunque vicino. Ovviamente mi è crollato tutto, e nulla, va bene, comunque ho dovuto accettare la cosa perché è nato con praticamente una aorta ostruita. Cosa vuol dire? Che adesso devono fare in modo di appunto di liberare questa aorta, di trovare una soluzione per farlo appunto per far pompare il sangue. Ecco, non so spiegarvi in termini. Loro pensavano che l'aorta o era interrotta o appunto era praticamente chiusa. Adesso lui appunto è ricoverato in terapia intensiva. Nel reparto cardiologico,
chi conosce questo ospedale sa che appunto ha tutte, ha varie terapie intensive specializzate. Insomma, io adesso mi sto informando ora perché non lo conoscevo nemmeno. Ha la sindrome di Down, questa è una cosa che ci aspettavamo, ma non è quello il problema, come ben sapete. Sì, sarà dura, sarà tosta, non sarà facile, ma non è quello il problema principale. Adesso il problema è farlo appunto farlo stare bene, quindi salvare questo cuoricino. Lui adesso si alimenta con un sondino dal naso, chi ha visto la foto su appunto su Instagram già sa, si alimenta con un sondino. Domani andrò anche io in questo ospedale per la questione del Covid, dovranno ricoverare anche me, quindi non vedo Emma da tanto tempo. Sto cercando di non piangere perché voglio chiudere, cioè parlare velocemente e chiudere, perché non deve essere un video, per quanto doloroso, straziante. Voglio cercare un attimo di riposare oggi, però volevo informare anche voi. Quindi mi manca da morire mia figlia, però allo stesso tempo lui ha bisogno di me, non l'ho mai, non l'ho ancora conosciuto in pratica, lui sta lì, sta aspettando. Antonio è riuscito ad entrare per pochi secondi anche lui, perché non fanno stare lì praticamente i papà, però siamo riusciti. Quindi domani mattina vado lì, mi fanno il tampone, resto in isolamento, dopodiché praticamente mi ricoverano con lui. Ok, nel frattempo sono arrivati i viveri, i rinforzi, perché abbiamo preso un po' di cose. In quanto io ovviamente sto seguendo una dieta, non posso mangiare, che ne so, pizza o cose eccessive, quindi cose in bianco, cose leggere. Posso mangiare di tanto in tanto, non eccedere, che ne so, fare una cena completa, ma nulla, raga, che vi devo dire? Queste sono le situazioni, cioè la situazione, diciamo, più o meno generale. Io ovviamente domani saprò qualcosina in più. Attualmente è stabile, quindi appunto con sto sondino. Ah, poi praticamente ogni tanto lo devono tenere semisedato perché gli danno un antibiotico, un farmaco che gli può fare degli spasmi che al cuore non fanno bene. Quindi è una situazione alquanto delicata, non grave da quello che mi hanno detto, da quello che mi ha detto la ginecologa che mi ha operato, non è una situazione grave, però è ovvio che da una situazione non grave può in un attimo cambiare tutto, quindi loro lo devono tenere sotto controllo, sotto cura. Se eventualmente questa cura non dovesse funzionare, dovrà subire un piccolo intervento, ma speriamo che non sia così. Nulla, raga, io vi ho portato un po' con me oggi, un video un po' breve, ma ci tenevo a pubblicare un video perché non so il prossimo quando lo farò, quindi seguitemi su Instagram che lì cercherò comunque di dare qualche notiziola. Sono sparita perché ovviamente sono momenti molto delicati in cui per quanto fa bene parlare, perché comunque per me è uno sfogo e voi lo sapete, io amo parlare, mi aiuta a sfogare. Comunque stavo in un ospedale sofferente, senza mio figlio, senza mia figlia che comunque stava a casa. Arrivavano neonati praticamente ogni giorno, a fianco al mio letto, di fronte al mio letto. Io lì da sola per la seconda volta. È stata dura. Ci ho provato, ma l'ho detto, se non parlo velocemente piango. Però siamo qua. Siamo qua e stiamo lottando. Nulla, io vi saluto. Vi mando un bacio, scusate la mia faccia, ma non era il caso di truccarsi. Grazie per il sostegno, siete veramente tanti, troppi. Mi fate tanti complimenti, ma in realtà non merito tutti questi complimenti. Non sto facendo nulla di speciale, ho semplicemente accettato di mettere al mondo un bambino che, pur sapendo che non fosse stato sano. Però comunque già sapete, no? La sindrome di Down comunque non è una malformazione che porta un bambino, un uomo, un adulto anche a stare, che ne so, seduto su una sedia a rotelle, eccetera. Comunque può avere una vita sua, con molti sacrifici ce la faremo con delle terapie, vedremo poi man mano cosa dovrà fare. Questo problema del cuore, comunque un'ultima cosa, poi vi lascio. Non dipende dalla sindrome di Down, ve lo volevo specificare, non c'entra assolutamente nulla. Ci sono anche persone adulte che da un momento all'altro hanno il problema all'aorta, quindi non è legato alla sindrome. Alla sindrome non è legato nulla perché lui è nato, tra virgolette, sano, per quanto riguarda la sindrome di Down.
Quindi questo è un problema a parte. Ci tenevo comunque a specificarlo. Un abbraccio virtuale a tutti, un bacione grande. Adesso cercherò di rilassarmi con Antonio almeno per stasera, perché lui domani poi torna a casa e io sarò in ospedale. Cercherò di mettere qualche foto, qualche video su Instagram del bambino, e ci aggiorneremo. Ciao!